C'è un testo nella scrittura. Qual è la cosa più importante? Amare te, servire te. Lodare te. Io richiamo nel nome del Signore, proprio nel nome del Signore, a questa cosa più importante. Perché dimentichiamo le cose importanti per guardare le cose meno importanti o le cose futili. La cosa più importante è lodare, benedire il Signore. E quando noi abbiamo attesa la cosa più importante, tutte le altre cose cadono. Quando invece noi stiamo attenti alle cose meno importanti, viene meno la cosa più importante. Ora questa sera il Signore ci richiama alla cosa più importante, qual è lodare e benedire Dio, servirlo. Il danno maggiore che possiamo fare alla comunità è preferire le cose meno importanti alla cosa più importante. E il Signore ci richiama questa sera, vi perdete in cose inutili, vi perdete in cose vostre, vi perdete in bacatelle, il mio fuoco brucia tutto. Invece attendete alla cosa più importante. Io vi ho chiamato qui non per litigare tra di voi, per fare giudizi gli uni sugli altri. Vi ho chiamato qui per lodarmi, per benedirmi. Questa è la cosa importante. Fate questo, al resto ci penserò io, perché il gruppo è mio. Sono io che lo governo, sono io che lo porto avanti. Voi pensate a lodarmi, a benedirmi e non pensate ad altro. Questa è la cosa più importante. Questa è profezia, cioè è parola del Signore. E noi dobbiamo ascoltare questa parola del Signore. È un richiamo che non io, ma il Signore fa alla comunità. Dov'è la mia lode? Dov'è il mio servizio? Dov'è il mio canto? Lodatemi, beneditemi. Tutto il resto è secondario. E se qualcosa non va, l'aggiusto io. A voi tocca lodarmi e amarmi tra di voi. Amen. Ti benedico, Padre, perché hai rivelato queste cose ai piccoli, le hai nascoste ai grandi. Ti benedico, Padre, perché nessuno conosce il Padre se non il Figlio. E nessuno conosce il Figlio se non il Padre. Ma ci sono di quelli i quali conoscono, e sono quelli ai quali tu li hai voluto rivelare. Ti benedico, Padre, perché queste cose misteriose le hai rivelate ai piccoli. Signore, la conoscenza di te è la cosa più grande, perché ci dà la vita. Tu hai detto, questa è la vita eterna, che conoscono te, o Padre, e colui che hai mandato. E soltanto i piccoli conoscono te e conoscono colui che hai mandato. Signore, questa sera vogliamo metterci nello stato di piccolezza, di umiltà, perché la luce, un raggio della tua luce, possa scendere dentro di noi e possiamo conoscerti, perché nella conoscenza di te c'è la vita. Oh Signore, dacci la conoscenza di te. Facci vedere il tuo volto e il volto del Padre, che tanto ci basta. Signore, fa che i nostri occhi siano fissi a te, e in te conosciamo Dio, in te conosciamo l'amore infinito di Dio, che è venuto a trovarci, che è venuto a insegnarci la via della giustizia, che è venuto a immolarsi per noi, perché noi fossimo salvi. O Dio amore, che ti sei manifestato a noi, fa che noi ti conosciamo. Questa sera chiediamo la conoscenza di te. Il nostro vanto è conoscere te, lodare te, benedire te. Lode e gloria a te, Signore. Alleluia, alleluia. Gerusalemme e sta in piedi sull'altura e guarda verso oriente. Vedi i tuoi figli riuniti da occidente ad oriente alla parola del Santo, esultanti per il ricordo di Dio. Si sono allontanati da te a piedi, incalzati dai nemici. Ora Dio te le riconduce in trionfo come sopra un trono regale. Grazie, Signore,
poiché Dio ha stabilito di spianare ogni alta montagna e le rupi secolari, di colmare le valli e spianare la terra, perché Israele proceda sicuro sotto la gloria di Dio. O Signore, Tu ci dici di camminare sicuri, perché Dio è con Israele, Dio è con noi. Noi vogliamo camminare sicuri, perché il nostro Dio è con noi, Egli cammina con noi, Egli colma le valli, Egli sbuzza le montagne, Egli appiana ogni sentiero, Egli è con noi e noi camminiamo sicuri con Lui. Signore, Tu hai deciso di fare così, chi Ti può impedire? Tu vuoi fare così perché Tu sei il Signore, Tu puoi colmare ogni valle, Tu puoi abbattere ogni muro, Tu puoi spianare la strada che era scoscesa, Tu lo puoi e Tu lo fai, ed è per questo che noi Ti lodiamo, Ti benediciamo, perché riconosciamo la Tua presenza in mezzo a noi. Tu sei con noi, Tu sei qui che ci guidi e noi andiamo dietro a Te. Chi ci può impedire? Chi ci può disprezzare? Chi può dire che la casa di Dio è in rovina quando Dio è qui con noi, quando Dio cammina con noi, quando Egli parla ai Suoi figli e dice: non temete, camminate, io sono con voi. Grazie, Signore mio Dio, a Te lode, gloria e benedizione. Amen. I discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo: chi dunque è il più grande nel regno dei cieli? Allora Gesù chiamò a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: in verità vi dico, se non vi convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Signore Gesù, Tu ci raccomandi di diventare bambini. Poco fa ci hai detto che soltanto ai bambini e ai piccoli è rivelato il regno di Dio. Chi non è bambino, chi non rinunzia al proprio giudizio, alla propria ragione, non entrerà mai nel regno di Dio. Chi non rinunzia al proprio giudizio, alla propria ragione, proprio degli adulti, proprio dei dotti, dei sapienti di questo mondo, non avrà la rivelazione del regno di Dio, non conoscerà né il Padre né il Figlio. Signore, la nostra vita è conoscenza Tua. Se noi non Ti conosciamo, non Ti possiamo amare. E se noi non Ti conosciamo e non Ti amiamo, non apparteniamo al Tuo regno, non abbiamo la vita in noi. La vita in noi è conoscenza di Te e amore di Te e dei fratelli. E soltanto col cuore di bambini possiamo conoscere Te, accettare Te e amarci tra di noi. Ti chiediamo, Signore, di diventare bambini, di abdicare al nostro giudizio, di abdicare i nostri ragionamenti tortuosi, ma di accettare tutto da Te e glorificarti e benedirti. Soltanto allora noi entreremo nel regno dei cieli. E chi più si fa bambino, tanto più grande davanti a Te. Quanto più diventiamo adulti, tanto più piccoli noi siamo nel regno dei cieli. Signore, Ti chiediamo di comprendere questa infanzia spirituale, questo abbandono a Te, questo abbandono al Tuo amore, alla Tua misericordia, questo lasciar vivere Te dentro di noi, questo lasciarci guidare da Te, non dalla nostra ragione. Lode e gloria a Te, Signore. Oh Signore Gesù, quanti cuori pieni di ci sono in questo momento e Tu li vuoi scaldare, oh Signore Gesù. Scalda questi cuori gelidi in questo momento. Vieni con la Tua potenza, Signore Gesù.
riscalda i nostri cuori in questo momento, vieni lo Spirito Santo. Vi ho scritto nella lettera precedente di non mescolarvi con gli impudichi. Non mi riferivo però agli impudichi di questo mondo o agli avari, ai ladri e agli idolatri, altrimenti dovreste uscire da questo mondo. Vi ho scritto di non mescolarvi con chi si dice fratello e si è, ed è impudico o avaro o idolatro o maldicente o ubriacone o ladro. Con questi tali non dovete neanche mangiare insieme. Spetta forse a me giudicare quelli di fuori? Non sono quelli di dentro, ma sono non sono quelli di dentro che no, voi giudicate? Quelli di fuori li giudicherà Dio. Togliete il malvagio in mezzo a voi. Ecco, il Signore dice: tutti siete fratelli, però togliete di mezzo a voi quelli che sono avari, impudichi e maldicenti. Con questi non dovete neanche mangiare. Altro che dare le mani, altro che dire fratello, fratello, non si deve neanche mangiare. Togliete il malvagio in mezzo a voi. Signore, ti chiediamo che tutti quelli che siamo qua dentro non ci giudichiamo gli uni gli altri. Ti chiediamo che quelli che siamo qua dentro non siamo avari, né ladri, né maldicenti, perché altrimenti neanche dobbiamo stare insieme. Signore, questa è comunità di santi, comunità di coloro che pregano. Signore, ti chiediamo di convertirci tutti, convertici tutti all'amore. Fa, o Signore, che pensiamo ad amarci, a rispettarci gli uni gli altri e edificare insieme la Tua città. Lode e gloria a Te, Signore. Diciamo, ti glorifichiamo, Signore, fa che ci umiliamo tutti davanti a Te e nell'umiliazione renderci più uniti gli uni gli altri, perché possiamo glorificarti. Ti chiediamo di camminare in umiltà davanti a Te e di lavarci i piedi gli uni gli altri, perché questa è la nostra posizione, quella Tua. Dacci il Tuo Spirito, Signore, il Tuo Spirito di umiliazione, di sottomissione reciproca, così adempiremo la Tua legge, che è quella della mutua sottomissione. Lode e gloria a Te, Signore. Nessuno è senza peccato e nessuno può scagliare una pietra contro il fratello, soltanto Tu, o Signore. Ma Tu scrivi per terra e poi Ti alzi e dici alla donna: nessuno Ti ha condannato, neanche io Ti condanno, perché Tu sei un Dio misericordioso. Tu perdoni il peccato. Tu soltanto puoi perdonare il peccato. A noi tocca non lanciare mai pietre contro il fratello. Lode e gloria a Te, Signore. Ecco, ci dice il Signore queste parole: umiliatevi davanti al Signore ed Egli vi esalterà. Non sparlate gli uni degli altri, fratelli. Chi sparla del fratello o giudica il fratello parla contro la legge e giudica la legge. E se tu giudichi la legge, non sei più uno che osserva la legge, ma uno che la giudica. Signore, Tu sempre ritorni sulla stessa parola. Tu ci dici di umiliarci davanti a Te.
Chi è umile non sparla. Chi sparla non è umile. Signore, fa che noi siamo umili per non sparlare. Signore, tu ci avverti di non sparlare gli uni degli altri, perché chi sparla del fratello o giudica il fratello va contro la legge, e la legge dice di non sparlare, di non giudicare. Signore, fa che siamo osservatori della legge, non disobbedienti alla legge, e tantomeno possiamo giudicare la legge e dire che la legge non è questa, perché la tua legge è quella tua e tu hai stabilito la legge, e la legge che tu hai dato è che non sparliamo gli uni degli altri, non giudichiamo gli uni gli altri, perché il giudizio è tuo. Lode e gloria a te, Signore. Diamo questa preghiera con una parola che ci viene dalla sala, è Luca 9, 23-24. Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Chi vorrà salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per me la salverà. Signore, tu vuoi dirci che il nocciolo della questione è rinnegarci, rinnegare noi stessi e prendere la croce ogni giorno. Il seguirti è opera del rinnegamento, cioè man mano che noi ci rinneghiamo, noi ti seguiamo. Se noi non ci rinneghiamo, noi restiamo fermi. E rinnegarci comporta la croce, una croce pesante, una croce che dobbiamo portare, una croce su cui dobbiamo essere crocifisse, perché il Padre ama crocifisse, riconosce crocifisse, non riconosce carismatici, ma riconosce crocifisse. Signore, ti chiediamo di comprendere questa parola, e questa sera vogliamo rinnegare noi stessi, vogliamo fare il proposito di rinnegare ogni giorno noi stessi, di prendere sulle nostre spalle la croce pesante del rinnegamento, che è quella di non fare la nostra volontà, ma di fare la tua volontà, e di seguirti sempre, sempre, fino a Calvario, dove saremo crocifissi per te, ma dove risorgeremo con te. Lode e gloria a te, Signore.